sia dal fatto che ricorderete che nel novembre dell'anno scorso il Sole 24 Ore ha animato gli Stati Generali della Cultura, che ponevano al centro non solo dei beni culturali, ma più in generale in materia di cultura, una massima attenzione, un massimo allarme e sollecitazione, perché ci sia sempre più attenzione, sempre più investimenti in questi campi. È documentato dal fatto che nel documento, principale documento strategico della presidenza Squinzi, in questo sono molto fiero, del gennaio di quest'anno, il tema cultura e beni culturali è oggetto di un punto specifico, al pari degli investimenti in campo industriale o degli interventi in materia di ricerca e innovazione o lavoro. Ed è forte dipende da anche attraverso le associazioni di categoria, in particolare queste confluiscono nella Fondazione di Industria e Cultura, che porta avanti una serie di iniziative che hanno tutte molto a che fare con ciò che parliamo oggi. Per esempio, il novembre ci sarà un grande incontro degli operatori del settore delle mostre, esposizioni e musei, che si farà a Torino, e che però non sono un'idea di liceale, ma anche un'idea dal punto di vista manageriale, organizzativo e economico di queste attività che, come è stato detto prima, hanno un peso che non è rilievo e non sono certo riducibili alla sola categoria. E quindi, da questo punto di vista, temi come gli incentivi fiscali per l'investimento culturale, il tema del ruolo dei privati, sia profit che non profit, nella gestione dei musei culturali, il tax credit per agevolare le produzioni cinematografiche, la riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche, tutti questi temi sono temi di assoluto rilievo perché fanno parte qualche maniera del progetto che il paese per vocazione si dovrebbe dare. E ovviamente quando veniamo allo specifico dei beni culturali l'interesse è molto forte, in primo luogo perché, professor Carasso l'ha accennato, ma è fuori discussione, certamente per l'Italia, che il turismo culturale, che ha tante componenti per il suo interno, sia quello destinato ad avere maggiore, lo ha già, ma è destinato ad avere maggiore. È importante perché il turismo culturale è non esclusiva, ma uno dei principali fattori di attrazione del turismo internazionale. Questo noi ci interessa moltissimo, perché come mi ha ben spiegato di recente l'amico professor Cicero, il turismo internazionale che viene qui è come l'export, vale quanto l'export, quindi come dire né più né meno. In termini economici conviene e fa bene al paese. Perché c'è un'industria turistica più in generale, anche rivolta nel mercato domestico, che va sviluppata, ma anche per un motivo che si richiama un po' alle questioni immateriali che giustamente ho evocato prima Carasso, e cioè il fatto che in realtà il patrimonio culturale è il vero biglietto da visita e di presentazione del sistema Italia, anche dal punto di vista industriale nel mondo, e non solo per i settori tradizionali della moda, dell'arredamento, del vino gastronomico. Anche la meccanica, le macchine utensili hanno alle spalle questa grande e forte immagine che l'Italia, non i singoli pezzi d'Italia, hanno. Quindi, quali sono le questioni con le quali ci dobbiamo misurare? Per andare sul pratico, il primo problema è che se noi esaminiamo quelle che sono le capitali, per così dire, del turismo internazionale, perché su questo punto mi voglio concentrare, poi c'è tutto ovviamente il turismo domestico che non va ignorato, i punti di riferimento in Italia sono considerati statisticamente Roma, Venezia, Milano e Firenze. Milano è analizzato come caso a parte, ma certamente sono Roma, Venezia e Firenze. Se non fosse evidente e chiaro, le due, diciamo, città capitali del Mezzogiorno, cioè Napoli e Palermo, non compaiono in questa speciale classifica. In più, vedo i dati sul turismo internazionale in Italia e il Mezzogiorno tutto è ben al di sotto del 15% della capacità attrattiva.
dato di fatto che il turismo culturale, quindi i beni culturali, ha un triangolo privilegiato che è Roma, Firenze e Venezia. Ci dobbiamo porre il problema di come o diciamo dilatare questo triangolo e dare un'altra forma o allungarlo, e quindi per esempio cercare di ricomprendere in questo circuito anche Napoli piuttosto che Palermo. E ve lo dico da pugliese molto affezionato alla mia terra, ma dobbiamo inevitabilmente ragionare su poli di attrazione. È vero che i beni culturali sono patrimonio diffuso, su questo non c'è discussione, ma se li vediamo nella logica che sto adottando, che non è logica di sviluppo, bisogna ragionare per punti e per nodi di impossibile sviluppo. Che cosa si sta diciamo, verificando e quali sono le possibilità? Allora, il ministro Brai, che poi ci aggiungerà, secondo me, per quanto riguarda la materia beni culturali, gestione, possibilità di sviluppo, apporto dei privati, ha programmaticamente messo delle buone basi. Basta leggere il testo della sua audizione presso le commissioni competenti, diciamo, del Senato, e direi che non manca quasi nulla di ciò che potrebbe interessarci per fare un discorso di prospettiva. Ovviamente ci manca lo sviluppo del tema legato alla sua delega nel turismo, perché poi bisogna entrare nel merito più specifico di come sviluppare le attività. Da questo punto di vista io sottolineo, rimanendo però sul campo dei beni culturali, che ci sono alcune premesse rilevanti che possiamo porre. In primo luogo è assolutamente fondamentale che venga ripreso, come programmaticamente è stato richiamato, questo tema del programma operativo che si chiama Grandi Attrattori Naturali e Culturali del Turismo, che è uno dei più colossali fallimenti che come sistema abbiamo guadagnato nella programmazione 2007-2013, ma su quale c'è stata una rincorsa già del ministro Bacca da un lato, e adesso certamente un ruolo molto importante che è affidato al ministro Trigilio da un lato e Brai dall'altro. Perché dentro questo intervento noi sicuramente andiamo a incasellare questa priorità assoluta che è Pompei, ma non perché ci sono i problemi, per una volta, perché io vedo Pompei come un'opportunità per il paese, proprio per Napoli e per la campagna. Forse c'è la possibilità di inserire anche il discorso di Caserta. C'è dentro un discorso molto importante, che è già partito da tempo, ma con bisogno di accelerazione, che è quello dei cosiddetti poli museali di eccellenza, che sono una scelta all'interno del territorio meridionale di luoghi sui quali puntare e centrare l'attenzione. Occhio però che questi poli museali di eccellenza sono visti essenzialmente e giustamente per certi aspetti in termini di manutenzione, interventi, restauri. A Napoli c'è in mezzo l'archeologico nazionale, dopo il Monte e il Palazzo Reale. Ma per esempio pensate al Museo Archeologico di Taranto, sapete che situazione c'è a Taranto, capite quanto è importante dare un messaggio anche di natura diversa alla comunità nazionale e alla comunità locale. Ecco, però questa prospettiva deve integrare effettivamente con il tema della valorizzazione, che invece nel programma che si chiama MUMEX non è francamente ricompreso. Anche qui non vediamo ciò che manca, ma vediamo ciò che si può fare per integrare un'iniziativa che è in corso. Concludo. Io credo che sui temi dello sviluppo, beni culturali e turismo possano e debbano avere una priorità. Io ripeto questa volta piattamente, ma in forma più semplice, quello che il professor Grasso ha detto in maniera più dedicata e più articolata, e cioè perché c'è un'esperienza, è una saggezza lunga. Qui ci sarà una grande questione di interazione tra i diversi livelli di governo, perché le cose da questo punto di vista non vanno bene. Vi faccio un esempio, lo prendo dal turismo. Noi abbiamo una situazione paradossale per cui non solo ogni regione, ma ogni provincia, ogni comune, tra poco
Italia, cioè, su Italia c'ho qualche speranza di che forse non fosse altro che la guerra calcistica, non lo so, ma mi illudo che, e allora lì c'è un tema che è la promozione istituzionale del nostro potenziale turistico e anche l'organizzazione di attività per cercare di attrarre il turismo, francamente così spezzettata non funziona, no? Al contrario, molto di più ci vorrebbe, ma non posso approfondire quel discorso, per quanto riguarda il tema dell'accoglienza, perché ciò di cui ci dobbiamo preoccupare è una spinta che viene dal territorio e che deve essere poi percepita anche al centro, è a come ci arriva questo evento turista che stiamo ricercando. Napoli c'è questo quadro di alta velocità che è una potenzialità enorme, a parte la questione dei voli di volevole poi come viene accolto, che cosa trova, come viene guidato, per esempio per i culturali, ma genericamente quando attraversa il nostro territorio. A me piacerebbe che ci fosse più attenzione su questo profilo, mentre tutti quanti i livelli di governo sono molto attenti alla promozione, anche perché è oggettivamente più facile da presentare come prodotto dell'attività amministrativa, mentre ci vuole un lavoro molto più noioso, molto più faticoso, ma sempre fondato non sul fatto che ciascuno fa i fatti suoi, ma che ciascuno fa il meglio.